In questa sezione della Galleria Nazionale della Liguria sono conservate alcune opere che provengono da chiese distrutte, della città. In particolare questa, straordinaria ascensione di Ludovico Brea, che è stata realizzata nel 1483 dal pittore Nizzardo, per un committente genovese. Si tratta di una delle ultime acquisizioni della Galleria. Un'opera che costituisce proprio una testimonianza della produzione di questo pittore, che avrà molto riscontro nell'ambito della committenza, cittadina e del Ponente Ligure, sino ai primi anni del Cinquecento. Era un'opera che si trovava, nella Chiesa della Consolazione e che poi andò dispersa nell'Ottocento fino a ricomparire in una collezione privata. Sempre da una chiesa genovese, provengono i putti di Giambologna e Francavilla, che non sono proprietà delle collezioni, diciamo del palazzo, ma sono in deposito dall'Università di Genova, decoravano la Cappella Grimaldi in San Francesco di Castelletto. E da San Francesco di Castelletto proviene un ulteriore capolavoro conservato nelle collezioni del museo, ovvero la Giustizia di Giovanni Pisano, un elemento del celebre monumento funebre di Margherita di Brabante, realizzato da Giovanni Pisano su commissione di Arrigo VII, nella chiesa di San Francesco di Castelletto. Un'opera che è stata recuperata esattamente 50 anni fa, acquistata dal Ministero proprio per le collezioni della Galleria Nazionale della Liguria. Oltre a opere provenienti da chiese, qui si possono ammirare anche dei capolavori che in origine appartenevano a importanti quadrerie cittadine, come ad esempio il sacrificio di Isacco, scusate, di Orazio Gentileschi, che proviene dalla collezione di Stefano Gentile. È un capolavoro del grande maestro, probabilmente databile al secondo decennio del Seicento, ma sicuramente una delle opere più importanti appartenenti al patrimonio culturale cittadino è il ritratto di Giocarlo Doria, realizzato da Rubens. È un'opera che era presente nella collezione di questo grande committente. Un'opera che ha anche una storia molto importante perché si tratta sicuramente di uno dei recuperi più importanti realizzati da Rodolfo Siviero, in quanto era un dipinto ceduto a Hitler per il suo museo di Linz. Venne recuperato e dopo alcuni decenni è ritornato in città per essere esposto proprio nelle sale del nostro museo. È un'opera che celebra non solo la potenza e il prestigio del committente, ma anche il grande genio di Rubens. È stato un testo pittorico particolarmente studiato dai maestri genovesi, come può documentare la conversione di San Paolo di Valerio Castello, questo dipinto che proviene dalla chiesa di San Paolo e in cui è evidente proprio la citazione da parte di Valerio Castello, che è un grande protagonista della pittura genovese del Seicento, nei confronti proprio della lezione di Rubens.